Vinci 1000 euro se trovi l'arma segreta. Oh mio Dio. Allora te lo dico, già ho trovato il potere dell'avatar, quello là dell'acqua, e già ho ucciso uno. Non ci Perfetto. Credo. Allora, sto parlando di un'arma devastante, ragazzi. Un'arma che in pochi conoscono. Un'arma che si sblocca solo a fine partita. Sì. Si sblocca anche quando una testa di cane a romperti con un pompa, oppure no? Senti, mentre tu non riesci a sopravvivere alle partite, io ho già trovato un altro potere, il potere dell'acqua. Quindi, signor Conti, qua mi sa che sto in vantaggio. Cioè, nel senso, questi 1000 euro li vado a vincere io. E tra l'altro ti dico, questo potere, fidati che non l'hai mai visto. Allora, io te lo dico, no, questo codellare lo già lo conoscevo, ma se tu mi vai a prendere la schedina e mi resti, io ti assicuro che 1000 euro li vado a vincere io, perché sono troppo forte. Signor Conti, c'è un nemico. Arrivo da te, provo ad aiutarti. Aspetta, arrivo. Via. Ucciso uno, io vado okay. Sopra. Aspetta. Usiamo il potere super forte, boom. Mamma mia, devastante. Bro, sono troppo forte io. Mi puoi chiamare da oggi Avatar, anche perché sono pelato. Calcola che solo un potere è devastante. Immagina quando ce ne avremo quattro che possiamo fare quell'arma ballata no. Cui ti parlavo. Non hai capito niente. Appena avremo tutti e quattro i poteri, abbiamo già vinto la partita. Cioè, quei poteri sono troppo forti. E mentre tu aspetti lì, io ho già trovato il terzo potere di oggi. Sto parlando di quello della terra. E adesso mi manca solo uno. Solo uno. No, io ancora sto a due. No, io non te ne voglio dare 100 euro, te lo dico. C'ho paura troppo di perdere. Il nostro obiettivo in questo momento, Conti, è diventato trovare il potere del fuoco. Ce ne manca solo uno per sbloccare quest'arma segreta che nessuno ha mai visto. Anzi, non dite a Fortnite che abbiamo sbloccato quest'arma, perché altrimenti ci banna. Dobbiamo cercarlo ovunque. Sì, Lollo, posso dirti una roba? Abbiamo già avuto fortuna che ne abbiamo trovati due. Cioè, tu tre, io due. Com'è possibile che riusciamo a trovare anche il quarto? È impossibile. Fidati che ci riusciamo, c'è gente qua da me. Oh mio Arrivo. Dio, dobbiamo usare Arrivo tutti subito, i poteri bro. Per farlo fuori. Arrivo. Oddio, sta qua pure. Eccolo, lo vedo. Distrutto, alterato uno. Aspetta, sta qua. Vieni. Sento passi qua davanti a me. Potrebbe essere sotto, attento. Sì, mi sa che è sotto perché non capisco dove sta, ok? Ce la dobbiamo fare. Sta qua per forza, te lo dico. Sì, sta qui sotto. 105. Bravissimo. Morto. Ovviamente immagino non avesse il potere. Palesemente, cioè impossibile tipo da trovare. Comunque qua davanti sento spari. Mamma mia. Dobbiamo uscire quasi tutti, Andiamo qua davanti, qua c'è gente che spara, magari loro ce l'hanno. Aspetta! Che cazzo dici? Non ci credo! C'era un potere del fuoco qui per terra! Ce ne ho quattro! Non è vero! Non è vero! Non è vero! 2, 3 e 4! Ce ne ho tutti! Oh merda! E in questo momento infatti sono riuscito a sbloccare l'arma segreta! Io fidati che tutti questi poteri insieme non li avevo mai visti. Quasi nessuno li può ottenere se non ti impegni a cercarli. E sono devastanti. Perché con quello dell'aria ti puoi muovere super veloce, con quello del fuoco spari, con quello dell'acqua pure. E sono devastanti. Guarda qua, sto devastando. Andiamo. Oddio. Ok, mi sparano, aspetta. Aspetta, questo qua lo devo distruggere. Ti lancio i sassi. Ok, uno mezzo distrutto. Distrutto con i poteri. Oh mio Dio, l'hai mangiato questo qua, poverino. Sì, Conti, non te l'ho ancora detto, ma ho sbloccato l'arma segreta io già. No, l'avevo capito. Comunque c'è altra gente, vieni. C'era altra gente, puoi dire, perché adesso li distruggo con i miei poteri. Dove sono questi infami? Stanno scappando, hanno capito chi comanda. Stanno scappando. Hanno capito che gli ho fatto il culo dell'ubucio dell'ugulu e quindi stanno scappando. Aspetta che gli tiro un sasso. Andiamo a pusharli. L'avevo quasi preso. Sta qua, Lollo. Perfetto, ti aiuto. Ti aiuto con i miei superpoteri che ho sbloccato quest'oggi. Mamma mia, sono devastante, ragazzi. Ho paura, Lollo. Ok, eccolo. Ma questo stava ballando. Se me ha capito che siamo talmente forti che lui balla e basta. Oh mio Dio. Ho trovato un altro potere. Dell'acqua, ok. No, dell'acqua e del fuoco. Ho trovato quello del fuoco. Aspetta, mi faccio gli shieldoni e lo prendo. In questo momento, Conti, devi venire qua davanti però, perché c'è un sacco di gente. Bro, fammi fare lo shieldone e arrivo. Ok, grazie alla mia arma segreta che è, ormai l'avete capito, penso, sbloccare tutti e quattro i domini. Una volta che li avete tutti e quattro, ragazzi, siete praticamente, non dico immortali, ma quasi. Allora, abbiamo subito il pisellone di pietra. Non devi essere scurrile però, Vabbè, era per dire, cioè, nel senso, non so come chiamarlo, il poterone della pietra. Porca troia. Ci pushano? Proprio quando c'ho 80 di vita ci pushano, Capito. È qui dietro. È uno. Andiamo, arrivo. Sta prendendo la scheda all'amico. Sto pezzo schifoso col cazzarola che gli faccio prendere la scheda a questo. Ucciso. Mamma mia, che devasto che stiamo facendo. Mamma mia. Ma quanto sei forte, signor Lollo. Ci servono cure. Dimmi. Ci servono Sono cure. Qua ci sta uno shieldone. Qua c'ho un medikit. Vieni. C'è tutto, bro. Questa partita, ragazzi, io ve lo dico, va portata assolutamente a casa, perché abbiamo il loot che nessuno può ottenere. Se lo sognano questo loot gli altri. No, comunque a parte gli scherzi, io non ho mai avuto questo loot da quando gioca a Fortnite. È proprio mai. Oddio, Lollo, questo fa come tua mamma. No, mamma non fa così.
Scappa, ho sbagliato tasto. Via. Usa il potere dell'aria, andiamo. Comunque sto potere dell'aria per scappare credo sia la roba più bella che ci sia. Perché se immagina tu schiacci... quando è combinato con tutti gli altri. Guarda, lascia stare. Ma poi tu l'hai provato con lo sprint, questo, quello dell'aria? È devastante, è super ancora più veloce. È devastante, cioè vai super. Secondo me, oddio, ci sparano, vai avanti. Vai tranquillo. No, mi hanno distrutto, aspetta. Uno morto, Lollo. Bravo. Sono troppo forte. Bravissimo. Credo di avere le hack più forti di forte. Io, porca puttana, sono lo youtuber più forte del mondo, cazzarola. Quest'arma segreta, io non te l'ho detto, ma ti sblocca dei superpoteri mentali. Cioè, tu una volta che la usi diventi super forte. Senti, mentre facciamo questa riunione condominiale dentro questo cespuglio, io approfitto per chiedere una domanda a quelli che stanno guardando il video. Siete mai riusciti a prendere tutti e quattro i poteri in una sola partita e vincerla? Perché noi li abbiamo presi i poteri. Non abbiamo ancora vinto, ma li abbiamo presi. Io la cosa che non capisco è perché quel culo così bello oggi. Sei un porco. Andiamo a vincerla. Direi che possiamo riattivare subito il nostro potere, che ci permette appunto di volare sulla mappa praticamente. Qua c'è gente però col medaglione, quindi orco, è davanti qua a noi. Sono due. Attenzione. Che facciamo? Non lo so. Eccolo. Oddio. Testiamoli. 40. 27. Mamma mia, sei su forte. Dove è andato? Ok, lo vedo. Sta qua. Possiamo provare a pusharlo questo sotto, Vogliamo andare? Sì, perché è solo. Andiamo. Gli sparo. 27. Bravissimo. È bianco. Ma adesso ci spara anche l'altro. Il problema è che non ho armi da lontano. Lollo, gli sto a fare il culo. Tu non hai capito niente. Proviamo. Sul più forte. No, dov'hai? Proviamo, sti cazzi. YOLO! Via, lui va. No, non è vero, torna indietro. È stata una burla, Conti. Orco, se mi stava per cecchinare quello. Mamma, sono rischiato. Il problema è che io ho tutti i poteri, ma non ho altre armi, ragazzi. Sì, sono fortissimi insieme, però in queste situazioni Lollo, hai visto quando ti avevo detto che li prendevo sempre? Non l'ho più preso, ma hanno solo dato il pisellino a me. Ho capito. No, non dovevi. Lollo, devi scappare. E non posso. Sono qui. E niente, è finita. Ti stanno venendo in due. Stanno venendo. Perché me ne vado? Porco, due mi hanno sciolto. No, vai via, Lollo. Mi hanno distrutto. No, mi sa che stanno venendo. Sì. Io vi voglio dire addio in un modo eroico, però. A fightarli. Guarda. Diciamo che non dovete dire a Fortnite che ho trovato quest'arma, perché si è forte, ma se la usate come me, siete delle pippe. Vabbè, un conto è utilizzare l'arma se si è forte, un conto è utilizzare l'arma più forte di Fortnite ed essere Lollo Pollo. Se si è Lollo Pollo, ragazzi, lo prendete sempre nel culo.